Come sedurre un uomo senza fare capire che gli piace? E intanto perché è utile fare questo? È utile perché se tu palesemente gli fai capire che gli piaci, gli dai forza, gli dai potere, gli dai non valorizzarti nel modo giusto. Non ti valorizza nel modo giusto perché gli togli il desiderio di conquista, il desiderio di fare qualcosa verso di te, però devi fargli capire in qualche modo che gli piaci a livello analogico, a livello subliminale, altrimenti rischi di inibire le sue azioni. Ecco quindi che devi agire su due piani, un piano logico-razionale in cui non devi manifestargli che gli piaci e invece un piano analogico su cui devi invece manifestargli che gli piaci, in modo tale che lui abbia il dubbio, ma senta una spinta, diciamo, interna a fare dei passi verso di te, in modo tale che tu possa modulare questa spinta istintiva, naturale che lui ha per iniziare a mettere qualche piccolo vincolo, qualche piccola condizione, in modo tale che piano piano si coinvolga sempre di più. Ecco, come devi fare questo? Beh, semplicemente devi su un piano logico, quindi verbale prevalentemente, la parte logica e la parte verbale con la quale ci identifichiamo, non devi manifestarvi grosso interesse, cioè non devi essere tu ad esempio che lo chiami, che lo cerchi, non devi parlare se ci sono altre persone con lui, appiccicartici addosso, perché se fai questo è una manifestazione palese di interesse. Ad esempio, che farò un esempio, se lui frequenta sempre un certo locale, non devi andare in quel locale apposta per vedere lui e poi appiccicarti come una cozza, perché è troppo manifesta e otterrai esattamente l'effetto contrario, cioè otterrai che non si coinvolga. Invece, quindi devi evitare di fare tutto questo. Invece devi mandare dei segnali su un piano analogico, su un piano subliminale. Ad esempio, di tanto in tanto, quando hai occasione di entrare in contatto con lui, mantieni di più lo sguardo nei suoi occhi e poi distoglilo rapidamente. Se hai occasione di stringergli la mano, ad esempio per salutarlo, mantieni il contatto qualche secondo in più rispetto al normale. Cerca di entrare in contatto in modo casuale, ad esempio in modo casuale da un punto di vista fisico. Dai dei flash analogici visivi. Se hai la possibilità di per attraverso qualche movimento, qualcosa, scoprire rapidamente alcune parti del corpo e poi ovviamente ricoprirle rapidamente, fallo perché ma deve essere molto rapido, un flash, in modo tale da lanciare uno stimolo. Il contatto oculare è molto importante in questo. Quando parli con lui, quando hai occasione di parlare con lui, lo devi guardare negli occhi e poi abbassare rapidamente lo sguardo verso la zona bassa, verso i genitali, e poi riportarlo verso zona bocca. Tutto questo deve avvenire rapidamente, sono dei segnali inconsapevoli che la persona non decodifica se li fai bene, che sono indicatori di interesse, in modo tale che una sua parte capisce, che se vuole fare qualcosa deve fare qualche passo. Ma l'importante è che, mandare questi messaggi, ma sull'altro piano, sul piano logico e razionale, invece non dargli manifestazioni di interesse, in modo tale che lui non si senta forte, ma che dentro di lui ci sia una sicurezza analogica, ma un forte dubbio e una forte insicurezza da un punto di vista logico. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!